Qualora di fatto non ci fosse data la concessione a una nuova sezione, voi avete intenzione di rimanere fermi sui tagli della scuola Qualitalia, avete intenzione di fare riformarsi e comunque ritornare, se questi dovranno tenere i bambini che voi non siete in grado di tenere con i 20.000 euro che avete tagliato? Noi abbiamo già pensato a delle soluzioni, ma mi sembra prematuro parlarne adesso. Stiamo aspettando, vediamo qual è l'esito e poi proveremo a trovare una soluzione. Nell'eventualità di aspettare, cosa pensi di fare? Di aspettare settembre per l'istruzione, quando ci saranno bambini che dovranno iscriversi alla scuola, o si dà una tempistica? Di aspettare luglio. C'è di aspettare luglio. Dato dato che al più tardi, di sicuro, a luglio ci daranno risposta. Quindi diremo che a luglio avremo una risposta se i bambini che sono iscritti di là troveranno forse spazio di qua, o se di fatto rimangono a piedi di qua e anche dall'altra parte. Questo, no, è semplicemente una precisazione. Sì. Cioè, questo, no, volevo capire che tipo di servizio stiamo dando alla comunità. Sì. No. Soltanto una curiosità mia, i 19 bambini più 1 più 8 che sono in preiscrizione adesso, in che percentuale sono di master? Sì, buonasera, non lo so, questo dato non ce l'ho, nella percentuale di monastia. Nel totale ce ne sono di non residenti a monastia, non è una percentuale tanto alta. Cioè, vuol dire, assessore, vuol dire che noi abbiamo costruito una scuola, abbiamo tagliato i fondi per la paritaria dei nostri bambini residenti, lasciamo a casa i bambini nostri e diamo spazio eventualmente a quelli che non trovano spazio nei comuni relativamente a quello che fa parte del nostro ciclo didattico, com'è? No, noi non abbiamo dato spazio, la direzione ha... Decide lei come... Ha i suoi criteri per accettare le preiscrizioni. Onestamente proprio non la so la percentuale di non residenti, ve lo posso far sapere velocemente anche domani, però non è che noi abbiamo dato spazio, noi abbiamo creato la direttrice di un servizio. Okay. Quindi la direttrice didattica di locale può, che ne so, dà priorità, sappiamo che dà priorità in base all'età, cioè chi deve accedere, lei questo lo sa benissimo, chi deve accedere alla scuola d'obbligo ha diritto di precedenza rispetto agli altri bambini che hanno un'età inferiore per usufruire del servizio statale. Quindi se di fatto troviamo che Roncade, San Cipriano non danno questo tipo di servizio o vario, la direttrice didattica sa che a Monastia ci sono 20 posti, probabilmente abbiamo la copertura anche a altri bambini di altri comuni e quelli che noi abbiamo deciso di non dare come servizio no. Non è precisamente questo, nel senso che non è che noi facciamo da serbatoio agli altri, cioè uno si iscrive presso la Monastia, non è che si iscrive di dove domanda in mano. È evidente che può succedere, come può succedere anche per la scuola dell'obbligo, che uno si iscriva da San Biagio, da Romare, però, ripeto, questo dato lo devo verificare. Però vorrei precisare che non è che noi abbiamo dato un servizio per tutti. Abbiamo dato un servizio per tutti. Noi abbiamo dato un servizio per i cittadini. Ora, lo posso verificare. Quindi c'è la disponibilità, le iscrizioni sono state fatte alla direzione didattica di Roncade e lei decide la direzione chi mandare eventualmente nella priorità, nei tempi di iscrizione al nostro asilo. Questo. Allora, il plesso di Monastia fa parte del ciclo didattico di Roncade. Perfetto. Quindi decide la direzione di Roncade. E ne hanno deciso di tagliare i dirigenti e di risparmiare, hanno approvato la dirigenza. Ora uno si iscrive al plesso di Monastia, è evidente che siccome il circolo è Roncade, l'iscrizione rientra nel circolo di Roncade, ma uno si iscrive a Monastia, non è che si iscrive a Roncade e se c'è posto a Monastia viene a posto della Monastia, se non a Travaglio, se non a San Cipriano, che sono nel circolo, uno si iscrive a Monastia appunto. Avete provato i microfoni? Quasi tutto. Vabbè, quindi diremo che a oggi non siamo in grado di dare una sicurezza ai genitori che hanno iscritto i bambini nella scuola. Proprio così. No.
Sì, giusto, volevo precisare che non è possibile fare l'esperimento. Cioè, credo che tutti condividano. Mi deve darti la parola. Cosa? No, volevo solo precisare che non è che noi in maniera irresponsabile abbiamo deciso di aprire la sezione le iscrizioni senza sapere, è la prassi. L'insegnante si può richiedere solo in presenza di lista d'attesa. Se noi non avessimo avuto lista d'attesa, la direzione non avrebbe mai richiesto l'insegnante, perché ricordiamo che l'insegnante lo chiede la direzione didattica, perché ha una lista d'attesa. Quindi non è che noi prima del 12 febbraio di quest'anno potessimo sapere se avessimo avuto la lista d'attesa e quindi averci premunito l'insegnante, no. Noi fino al 12 febbraio, perché mi informavo personalmente su questa cosa qua, dalla direzione didattica per capire anche eventualmente cosa poteva fare il comune, che poi non è che possa fare grandi cose, e almeno con i testi istituzionali. E una volta realizzata il 12 febbraio 2011, nel caso specifico, la lista d'attesa di 19 e 8 anticipatari, noi abbiamo potuto, la direzione didattica, e poi noi abbiamo sentito la settimana scorsa una lettera accompagnatoria per far capire l'effettiva esigenza della presenza degli insegnanti, la direzione didattica ha potuto confezionare la richiesta che noi, di cui noi abbiamo già parlato con l'ufficio scolastico provinciale e che, come dire, ci associamo poi alle preoccupazioni per fare adoperare tutti i mezzi affinché il servizio venga garantito, e io ho speranze un po' più positive. Però sono consapevole degli articoli, non li so a memoria, però so l'esistenza. No, ad esempio l'articolo 54 che facevo riferimento parla in maniera specifica che riguardo al momento in cui tu hai le iscrizioni, solitamente l'iscrizione a una scuola statale si verifica, o qualsiasi anche paritaria, perché la paritaria non è che sia in condizioni diverse da quella statale, perché anche la paritaria può fare richiesta di avere una sezione in più qualora ha tutti i requisiti tecnici e qualora abbia gli iscritti, sempre tenendo come punto di riferimento che ci sia una condizione primaria, cioè che nel territorio non ci sia già il servizio esistente in grado di coprire quelle che sono le esigenze a livello didattico per quanto riguarda i bambini. Allora, l'operazione di togliere i finanziamenti per far sì che ci sia l'aumento delle rette per avere le iscrizioni è una mossa che può anche starci per avere gli iscritti. La mia preoccupazione è, punto 1, se ci sarà l'iscrizione, una parte dei residenti di Monastier che hanno contribuito con gli oneri relativamente pagati a questo comune per dare spazio alle famiglie di Monastier, eventualmente per quelle di Roncade, San Cipriano, Vaglio e quant'altro, perché la direttrice didattica gestisce questo. Però di fatto chi invece non potrà usufruire di questo e usufruirà della scuola paritaria pagherà non più 30 euro di differenza a 40, ma ne pagherà 70-80. Bella mossa. Bene, ci sono altre